popolazione più in generale, legandola a questi interventi che si fanno nelle scuole? Cioè, quale pensa che sia il cambiamento di consapevolezza tra il passato e il presente? C'è una maggiore consapevolezza dell'esistenza del fenomeno mafioso e del fatto che è necessario combatterlo, oppure si sta perdendo progressivamente? Può rispondere pure lui che in pratica loro, il centro studi di Viola Torre, diciamo, fa questi lavori, diciamo, e questo tipo di interventi sono molto qualificati per questo. Io ti rispondo brevemente e ti dico che non tutto è rimasto come prima. C'è un cambiamento sensibile, soprattutto nelle scuole. Poi un'altra cosa, io non so se voi siete d'accordo e lo avete notato, oggi io per esempio quando vengo a fare un incontro qui al nord non trovo più nessuna differenza con i ragazzi del sud, magari non voglio dire nessuna, ma quasi, perché da qualche anno in questa parte, anche qui viene fuori la consapevolezza che la mafia è un problema che vi riguarda. Guardate, io quando è uscito il film 100 passi, io andavo nelle scuole, i ragazzi si emozionavano tantissimo perché lì c'era la storia di Peppino, però quando poi noi trattavamo l'argomento mafia in se stesso, loro dicevano: beh, a noi è piaciuto tanto Peppino, il suo coraggio, le sue battaglie, però la mafia è un problema che qui non riguarda noi. Oggi non è più così, anche se c'è qualche minima, oggi non è più così, perciò non per fare la solita retorica e dare fiducia con la solita retorica, no, io personalmente che vado nelle scuole lo noto, perché vado nelle scuole e incontro molti giovani, perché io ti devo dire questo, che fino a pochissimo tempo fa vedevo tanti giovani rassegnati, cioè non rassegnati, indifferenti. Poi chiaramente dopo la fase dell'indifferenza viene la rassegnazione. E io dicevo sempre una cosa, stiamo attenti, perché se noi entriamo nella fase della rassegnazione non ne usciremo mai. Perché se c'era un signore che odiava gli indifferenti, che si chiamava Gramsci, io vi devo dire che la rassegnazione è terribile, e a me le persone rassegnate fanno, soprattutto i giovani, fanno una grande paura, perché sono quelle persone che non hanno bisogno della verità, e quando manca il bisogno della, perché pensiamo di avere tutto, il telefonino, internet, Facebook, questo, quell'altro, però quando manca il bisogno della verità non si fa altro che spalancare le porte, non soltanto la mafia, ma tutta una serie di cose negative. Cioè, mi spiego, oggi questa consapevolezza è cresciuta, che bisogna affrontare il problema e che non bisogna rassegnarsi. Ora, lui può dire anche qualcosa, perché loro sono molto bravi a fare queste, diciamo, questi questionari. No, io rispondo al ragazzo e riprendo un attimo un tuo percorso. Sì, la consapevolezza è particolarmente alta, ed è talmente alta che io sono assolutamente convinto che non ci siano tanti studenti ad aver letto l'ennesima relazione della Direzione Nazionale Antimafia 2017, che addita nella corruzione la causa maggiore di diffusione del capitalismo mafioso. Ora, dalle percentuali dei nostri rispondenti, soprattutto al nord, la corruzione, soprattutto quella della classe politica, è la causa più evidente. Ed era la domanda successiva: chi è più forte, mafia o Stato? La risposta è la mafia, perché non è altra cosa dello Stato, nel senso che a volte, come capita, innerva i gangli dell'economia, della politica e della rappresentanza civile e sociale, e finisce col determinare gli equilibri e lo stato di salute della rappresentanza politica. Quindi da questo punto di vista sì, ti rispondiamo che nei giovani c'è parecchia consapevolezza, non solo del fenomeno e della sua percezione,
percezione, ma anche soprattutto delle cause, fondamentali di fusione. Grazie mille.